Siamo in compagnia di Pierpaolo Signeri, presidente dell'Associazione Politica di Cultura, Politica e Cantiere, in questo appuntamento che è un'assemblea congressuale. Pierpaolo, i lavori come stanno andando? E poi, insomma, anche una parola, come abbiamo chiesto anche ad Antonio Motteran, siamo in concomitanza della consumazione di un evento importante che è l'elezione del nuovo capo dello Stato. Un'associazione di cultura politica, qualcosa su questo penso che dovrebbe dire. Anzitutto volevo ringraziare la struttura che ci ospita, il River Chateau Hotel qui a Ponte Milvio a Roma, perché è un'occasione importante per il cantiere, l'assemblea congressuale, quindi ci sarà una mattina dedicata al tema comunicare la politica, e che significa affrontare un po' tutto quello che riguarda la possibilità di comunicare le idee e la possibilità che queste idee possano circolare, con una relazione anche di Gianni Betto per quanto riguarda diciamo, gli ascolti radiotelevisivi relativi al centro d'ascolto per l'informazione. Quindi poi il web, la possibilità di comunicare anche attraverso le web TV, e quindi capire bene questa comunicazione se poi sbocca poi invece nell'incontro di viso, l'incontro di persona, dove lì la politica si fa anima e carne. E quindi parleremo di questo, ma soprattutto poi il pomeriggio ci sarà tutto il dibattito che riguarda il cantiere, le attività che faremo quest'anno, le commissioni che hanno lavorato, in particolar modo io leggerò due lettere che ho scritto, perché noi uniamo sempre alla politica anche una visione diversa, col cuore e con la mente. Troppo spesso si parla alla mancia del paese, io vorrei parlare alla testa e al cuore dei cittadini, e il cantiere fa questo. Allora due lettere che guardano verso il futuro. Per quanto riguarda la corsa al Quirinale, è importante secondo me capire ovviamente il ruolo che giocherà il Presidente del Consiglio, cioè Matteo Renzi. A mio parere Renzi dovrebbe trovare un candidato per le prime tre votazioni, cioè dovrebbe essere in grado veramente di trovare una figura capace di raccogliere almeno i due terzi del Parlamento, perché ci vuole la maggioranza qualificata nelle prime tre votazioni, e al quarto scrutinio, se questo non è avvenuto, beh, allora si apre secondo me veramente una guerra intestina dentro i partiti, dentro il PD, dentro Forza Italia, dentro le coalizioni, e a quel punto veramente i franchi tiratori verrebbero fuori. Quindi Renzi secondo me si gioca la credibilità, cioè se sbaglia nome si mescolano le carte, e lui questa battaglia, diciamo, per il Quirinale, che deve essere una battaglia di libertà e democrazia, per una figura che abbia capacità e conoscenza della macchina dello Stato, una figura che abbia il profilo del costituzionalista, una figura che conosca la realtà partitica italiana e che sappia fronteggiare diciamo quello che è il cinquantennale regime partitocratico, come dice Marco Pannella, e che abbia anche una certa autorevolezza sia a livello nazionale che internazionale. Di trovare una figura così, e quindi se questo non avviene alla quarta votazione il candidato di Renzi potrebbe non trovare poi il consenso che lui crede che possa avere, proprio partendo dal suo partito. E quindi alla fine secondo me il rischio è chi può finire bruciato è il nome di Renzi. Beh sì, sono scenari di vario tipo, poi ci stanno anche altre ipotesi, qualcuno diciamo propone uno scenario diverso, nel senso che è una serie di nomi che si bruciano e poi dopo il nome, quello importante, poi al quarto con la maggioranza del 50%. E quindi sono varie ipotesi. Comunque una valutazione volevo chiederti sull'operato dell'ex presidente, insomma, di Napolitano. Beh, sicuramente è stata una figura che ha attraversato un periodo diciamo di piena crisi, io definisco crisi politica, e quindi ha svolto un ruolo
diciamo, predominante nella storia, nella cronaca politica, mantenendo il più possibile sicuramente un profilo alto, a tratti anche liberale, pur venendo dalla storia comunista, anche dei riferimenti che lui ha fatto in continuazione sulla cultura politica liberale. E mi ricordo un articolo proprio su Reset, la rivista Reset, mi sembra del 2011, che rilanciava la figura di Luigi Einaudi, proprio il presidente napolitano. Poi i continui riferimenti al Tiro Spinelli, al federalismo europeo, ma poi per i 150 anni dell'unità nazionale, no? 2011, e anche lì ha svolto un ruolo importante, perché il capo dello Stato, ricordiamo, rappresenta, oltre ad essere il garante della Costituzione, e anche rappresenta l'unità nazionale. E in queste cose secondo me ha agito bene. Poi ovviamente si possono muovere delle critiche, perché come dice Giuliano Amato, no, la figura del capo dello Stato è come una fisarmonica: a seconda delle situazioni le competenze del capo dello Stato si allargano o si restringono. Abbiamo visto per esempio con Cossiga, che nei primi 5 anni ha tenuto questa fisarmonica molto stretta, sembrava veramente un capo dello Stato molto riservato, interveniva soltanto in casi opportuni, e poi gli ultimi 2 anni invece è stato definito, insomma, il picconatore, cioè ogni giorno esternava le famose esternazioni. Abbiamo avuto Scalfaro, che ha avuto proprio un ruolo, ha giocato proprio un ruolo, quindi insomma a seconda del momento. In questo momento di crisi il capo dello Stato ha svolto un ruolo da protagonista. Io personalmente ho un'ottima impressione di questo, non posso dire settennato perché sono quasi 9 anni, sì. E speriamo che ci sia una figura in continuità con questi anni di Napolitano, con magari maggiore ispirazione verso altri 3 presidenti che secondo me sono i riferimenti ancora oggi più di tutti gli altri, anzitutto Einaudi, che secondo me deve essere proprio un riferimento per chi sale al Quirinale, Saragat, che spesso viene dimenticato, e Sandro Pertini, perché comunque era una figura forte e di profilo notevole sul piano proprio morale, oltre che politico. E, mentre per quanto riguarda l'attualità del Capo dello Stato, come dici tu, i vari scenari, bisogna vedere se alla quarta votazione Renzi ha il nome che effettivamente, se è d'accordo con il nome che propongono Berlusconi, Alfano, Bersani, o se ha un'altra idea. Quindi bisogna vedere se Renzi riesce a far convergere sul proprio nome gli altri che possono creare questa maggioranza per la quarta votazione, o se accetta un candidato che invece può essere già apprezzato e voluto appunto dal suo partito, da Forza Italia e dal centro. Cioè, infatti tra i nomi è uscito fuori anche Casini, bisogna vedere se Casini, anche Rutelli, anche Veltroni, bisogna vedere insomma, se queste figure sono poi veramente capaci di coagulare, ma anche all'interno dello stesso PD, nome come Veltroni, dentro il PD, ma abbiamo passato 20 anni di guerra intestina no, con le due correnti di D'Alema e Veltroni, che non potrebbe essere l'occasione veramente per i franchi tiratori per colpire Veltroni. Quindi questo nome che unifica il PD alla quarta votazione, se fosse Rutelli, Veltroni, non lo so. Chissà che dire Bocchetto. Chissà che dire Bocchetto. Quindi, secondo me, Renzi si gioca la partita. Se fosse lui, troverei un nome capace di coinvolgere già anche i 5 Stelle subito. Se no, poi rischia di essere bruciato. Perché comunque lui dovrà essere il kingmaker, magari di un candidato che non vuole. Se non lo fa, rischia che possa essere eletto un candidato diverso da quello che lui aveva in mente, e quindi gli succede quello che è successo a Bersani, cioè con Prodi. Senti Pierpaolo, sta per cominciare questo appuntamento congressuale, due parole anche su questo mi sembra che bisogna dirle.
L'appuntamento congressuale è in pieno fermento perché comunque diciamo, il cantiere è nato ufficialmente il 16 novembre 2013, poi abbiamo fatto il primo congresso l'anno scorso il 9 marzo e quindi è un anno effettivamente di attività piena e dopo un anno c'è stata una crescita che ci responsabilizza. Ci sarà anche l'elezione dei nuovi organi statutari, vediamo chi saranno i candidati, siamo insomma, aperti magari a anche dei cambiamenti su questo. Arrossito Pierpaolo. Dei cambiamenti da questo punto di vista, l'idea ovviamente è di fare del cantiere un luogo di incontro di pensiero politico e quindi una sorta di think tank. E questa forza è capace di permettere una formazione di classe dirigente, una circolazione delle idee, di svolgere un ruolo che oggi i partiti non svolgono più, perché i partiti oggi sono soltanto comitati d'affari, luoghi di spartizione del potere, spartizione del denaro, hanno perso la loro funzione. Questa funzione però la deve ricoprire qualcuno, perché in politica il vuoto non esiste. E allora queste realtà piccole o grandi, di think tank, di pensatori, di associazioni, forse svolgono un ruolo importante che i partiti hanno perso. Il nostro progetto appunto è rilanciare l'idea di una forma partito che abbiamo chiamato Enzo Berzot, perché ci riferiamo al Mondiale 82 e quindi giochiamo un po' per ridere tra di noi, siamo come la squadra di quel Mondiale. Che poi vinse il campionato del mondo. Enzo Berzot non è una figura, è lo spirito della squadra, la capacità di essere squadra, la forza del gruppo, dell'insieme, ciascuno ha una visione liberale come individuo e quindi nella sua libertà e nella sua individualità, ma capace di relazionarsi con gli altri e creare rapporti con l'altro, forza, cooperazione, collaborazione e reciprocità. Quello che manca oggi nei partiti dove si arriva ai personalismi, agli individualismi, ai verticismi e manca invece la forza d'insieme, quindi una sorta di cervello collettivo, di intelligenza collettiva e connettiva dove lo spirito dell'individuo, del singolo possa trovare il terreno fertile per esprimere al meglio se stesso. Perfetto, grazie a Pierpaolo e a questo punto buona assemblea congressuale. Grazie a te Gianni e grazie a spettatore di liberi.tv. Grazie.